tocchiamo il tema oggi, cioè in questo momento, che è un po' uno delle questioni centrali quando si parla di Fiume e di D'Annunzio. Sapete che il suo merito maggiore nella comunicazione politica è stato quello di avere inventato tutta una... aveva allestito un patrimonio simbolico, rituale e coreografico che poi diventerà dominante sia nel fascismo sia nella comunicazione di massa. Do allora volentieri la parola a Simone Colonnelli, che ci parlerà delle liturgie nazional-cattoliche, in particolare Padre Giuliani a Fiume. Bene. Buonasera a tutti, non mi dilungo i ringraziamenti, ma è un onore veramente essere qui e ringrazio soprattutto per la splendida accoglienza che ci avete dato. E prima di ripercorrere la breve parabola di Padre Giuliani, si sente bene? Sì. Di Padre Giuliani a Fiume, sarebbe opportuno compiere un piccolo passo indietro, precisamente all'aprile del 1915, quando cioè con la circolare firmata dal generale Cadorna nell'imminenza dell'entrata in guerra dell'Italia, fu reintrodotta la figura del cappellano militare nell'esercito italiano. Non era una novità, apro una piccola parentesi, perché comunque già dopo l'Unità d'Italia era stato istituito il clero castrense, ma la frattura poi prodotta dalla questione romana fece sopprimere appunto il corpo dei cappellani militari. Ma in Libia uno sparuto gruppo di cappellani partecipò come volontari all'impresa, alla guerra italo-turca in Cirenaica e Tripolitania. In seguito quindi alla circolare di Cadorna, la Congregazione dei Vescovi, con decreto del 1 giugno 1915, nominò il Monsignor Angelo Bartolomasi primo vescovo di campo, ponendolo al vertice di tutti i cappellani militari d'Italia. Il ripristino del clero castrense, di che cosa ci informa? Ci informa soprattutto di un riavvicinamento sostanziale tra la Chiesa e lo Stato dopo appunto la frattura del Risorgimento e quindi un progressivo riavvicinamento tra religione e politica e tra fede e patria, e questo processo è reso evidente dal ricorso a tratti quasi ossessivo nella propaganda religiosa al messaggio incentrato sul trinomio Dio, Patria, Famiglia. E l'azione dei cappellani durante il conflitto mostra chiaramente come il clima tra Chiesa e Stato fosse chiaramente mutato, e il fascismo porterà a completa maturazione con il processo di riconciliazione nel 1929. D'altro canto, la guerra e successivamente il regime fascista potenziavano e diffondevano sistemi di valori e modelli di vita che erano intimamente condivisi dal cattolicesimo del tempo: il principio gerarchico, l'etica dell'obbedienza e del sacrificio, la comunità di trincea come comunità elementare di destino, l'esercito come struttura globale e totalizzante. Fu attraverso le liturgie della nazione del dopoguerra, infatti, che si assiste ad una progressiva compenetrazione ideologica tra larghi settori della Chiesa e gli ambienti nazionalisti e fascisti. Conclusa la guerra, infatti, nonostante la progressiva smobilitazione del clero castrense, l'azione dei cappellani tornò all'attenzione dell'opinione pubblica in diverse circostanze. Sicuramente appunto l'impresa fiumana, come vedremo, ma anche la tumulazione del Milite Ignoto e tutto quell'apparato cerimoniale che era un po' l'eredità poi della Grande Guerra: le messe in onore dei caduti, la benedizione dei gagliardetti delle prime squadre fasciste e tutti quei rituali appunto che avevano caratterizzato il triennio bellico e il periodo successivo. Mentre appunto un primo manipolo di cappellani militari aderiva ai primi fasci di combattimento, alcuni illustri esponenti del clero in armi parteciparono all'occupazione di Fiume da parte delle legioni d'Annunziane nel 1919. Tra l'altro alcuni di questi ebbero anche una parabola parallela, appunto il nostro padre Giuliani e Don Giovanni Mazzoni, che ebbero una sorte analoga. Il primo morì poi, come vedremo, nel 1936 in Etiopia, l'altro, Don Giovanni Mazzoni, cadde durante la campagna in Russia. Ecco, tanto possiamo vedere alcune immagini. Questa è un'immagine di propaganda naturalmente socialista, e in questo caso fa riferimento al
diciamo, il tradimento, almeno dalla loro prospettiva, dei cappellani militari, ovvero dei preti, no? Che avevano abbracciato la causa bellica. Ok, le immagini successive invece ritraggono padre Giuliani impegnato appunto durante il primo conflitto mondiale. Vado abbastanza veloce. Ho scelto, ecco, queste immagini soprattutto per mostrare come le comunioni, ecco, le messe a campo, confessioni da parte dei soldati, l'intimità che si era creata tra il cappellano militare e i soldati. E quindi scorro un pochino. Ok. Qui è una foto di padre Giuliani, appunto, che divenne poi cappellano della terza armata, degli ardi della terza armata. Ecco, grazie alle numerose biografie si è riusciti un po' a ricostruire la breve parentesi fiumana di padre Giuliani, che durò in tutto all'incirca 5 mesi. Soprattutto poi la biografia di Arrigo Pozzi, il cappellano degli arditi e delle camicie nere, è senz'altro il contributo più importante, più organico soprattutto nella narrazione degli eventi che videro come protagonista padre Giuliani, che coincise, come vedremo, con la benedizione del pugnale votivo donato dalle donne fiumane a D'Annunzio. Attraverso altre biografie minori, che adesso non sto qui a citare, si è riusciti a definire con più precisione i contorni di una vicenda che presentava ancora molte zone d'ombra. E già nel dicembre del 1918 padre Giuliani pronunziò una vibrante orazione che presagiva nuove missioni per i suoi amati arditi. Nessuno di voi, dice Giuliani, deve più ora affrontare una morte eroica sul campo di battaglia, ma altri campi vi attendono, o fiore delle truppe scelte. Siate ancora, domani e sempre, i veri arditi di ogni santa causa. Giuliani, fin dai primi giorni della contesa, fu un deciso sostenitore dell'impresa fiumana, anche se la sua partecipazione all'occupazione, come si vedrà, costerà al domenicano più dolori che gioie. La presenza di Reginaldo Giuliani a fianco dei legionari d'Annunziani era da scrivere, secondo le rievocazioni di padre Filippo Robotti, alla provvidenza. Ecco, qui richiamo la provvidenza, è un po' un filo rosso che accompagna diciamo tutte le biografie che ho analizzato. Di fatto, che cosa era accaduto a Fiume? Che il clero croato aveva abbandonato la città. Pertanto Giuliani non fu solo cappellano degli arditi, ma fu anche sacerdote, uno dei sacerdoti della città di Fiume. E padre Giuliani dunque fu al tempo stesso cappellano, come detto, e sacerdote della popolazione civile, rappresentando quello che nella propaganda religiosa è l'ideale Miles Christi, perfetto interprete del connubio tra croce e spada e in futuro e successivamente tra la croce e il fascio littorio. Una prima traccia della presenza di padre Giuliani a Fiume si riferisce a un discorso che gli vi pronunciò la sera del 31 agosto del 1919 nella sala della Filarmonica, che era un po' il luogo di ritrovo anche sotto la dominazione austriaca degli spiriti patriottici più accesi. La vedetta d'Italia rese omaggio a padre Giuliani a nome di tutti i fiumani. E il quotidiano si soffermò esaltando l'orazione patriottica di Giuliani che vi riporto. Lo smagliante discorso non può essere neppure riassunto. Padre Giuliani rievoca una brillante sintesi della storia d'Italia, maestra di civiltà e giustizia, molla di progresso con le invenzioni, le scoperte, creatrice di bellezza con le arti, parla della guerra e rievoca magnifici, commoventi esempi di valore dei nostri soldati, elogia l'atteggiamento di Fiume tenace e decisa al sacrificio prima di sé, prima di rinunciare alla sua libertà con l'Italia, assicura che gli arditi e gran parte dei soldati che hanno vinto la guerra non permetteranno che la loro vittoria venga mutilata e, come i fiumani hanno giurato, o Italia o morte. Il cappellano, durante il suo discorso, fu interrotto più volte dagli applausi della platea, e che lo salutò con una ovazione, quasi una standing ovation interminabile. Il 7 ottobre la vedetta d'Italia sottolineò la ricercata arte oratoria di Giuliani, questo era veramente un tratto fondamentale del Domenicano, con cui poche sere prima aveva sedotto un'intera sala gremita di spettatori, rapiti da quella che era una
agile e limpida parola di persuasione. L'arte della retorica, come detto, era un tratto distintivo di questo cappellano militare. La sua arte, infatti, la vedetta d'Italia appunto si sofferma sulla arte oratoria di Giuliani, non è un'arte di maniera, non è un'arte oratoria di maniera, non ha nulla a che fare con la consueta e sonnolenta rassegna di frasi fatte e di ragionamenti pedanti, così facili e stucchevoli sulla bocca dei predicatori della vecchia scuola. L'arte oratoria di padre Giuliani si merita appieno larga popolarità, che la cittadinanza gli dimostra correndo ogni sera a udire la sua agile e limpida parola di persuasione e di fede. Ricostruendo le tappe salienti della sua permanenza a Fiume, si apprende che Giuliani, tra il 9 e il 10 settembre, si trovava a Treviso per il congedo del 55esimo Fanteria, al quale egli faceva riferimento come centro di provenienza. La smobilitazione avveniva nel frattempo in modo progressivo, mentre nel frattempo si preparava la spedizione appunto a Fiume da parte di Gabriele D'Annunzio. Il decreto, nonostante appunto il decreto di smobilitazione, il clero castrense non gli impediva di seguire i suoi ardiri. Il 12 settembre, infatti, come annota padre Bertis in una breve pamphlet di memoria appunto su padre Giuliani, era a Fiume con i legionari della Nuova Crociata, e la domenica del 14 settembre, celebrata la messa al campo, padre Giuliani lasciò immediatamente Fiume per presentarsi a Chiari di fronte al suo provinciale, informandolo che la situazione che ormai si era delineata nel suo apostolato militare lo avrebbe ormai portato a fianco appunto dei suoi amatissimi arditi. Nel mese di ottobre padre Giuliani predicò a Fiume durante le varie celebrazioni, una relativa al mese sacro della Regina del Rosario e l'altra a Nostra Signora della Vittoria. L'11 novembre, in occasione del genetriaco regale, il sacerdote ufficiò una messa nel Tempio di San Vito, che poi avrebbe ospitato la famigerata benedizione del pugnale votivo, alla presenza dei combattenti e del popolo fiumano. In tale occasione D'Annunzio, che era indisposto per imprecisati motivi, fu rappresentato dal generale Ceccherini. Il cappellano degli arditi pronunciò anche in questo caso un vibrante discorso patriottico, nel quale esaltava la dinastia Sabauda, anche perché comunque Giuliani, essendo piemontese, aveva un legame molto, molto profondo con la dinastia dei Savoia. Riporto un breve estratto, altrimenti rischiamo anche di sforare con i tempi. Ma ogni nazione, dice Giuliani, è una famiglia in cui l'autorità tiene il luogo di padre, e come il padre ha comunione di vita coi figli, così uno è il dolore, è la gioia, l'onore e la gloria del re e del suo popolo. Quindi, pregando per il nostro re, noi esaltiamo l'Italia tutta. Preghiamo dunque, le ossa degli antichi principi, nella luce filtrata tra gli alabastri della mia superga, sussultano e si protendono a reclamare l'onore immacolato dei Savoia. Tutta la carne vivente degli italiani vuole il compimento della vittoria. La carne che ha sofferto e sanguinato vuole la giustizia del pieno trionfo, e vuole il suo re in testa al suo trionfo, e vuole il suo re come lo fu nella guerra. In questa orazione Giuliani si soffermò esaltando anche i volontari accorsi a Fiume, sottolineando anche i pericoli di nuove battaglie quasi in modo profetico, dice Giuliani, ma soprattutto il cuore di Fiume, abbeverato di fiele fino all'ebbrezzo del martirio, oggi prega, per le lacrime delle nostre madri, per i gemiti dei fanciulli, per i propositi virili preghiamo, per l'Adria nostro guardato dalle loni marmoree di San Marco, a Zara e dal cuore d'acciaio dei nostri volontari, per il cielo che potrebbe ancora scherziarsi di lampi di battaglia, per la nostra terra che potrebbe ancora venir lacerata dal fuoco, preghiamo. Ed eccoci appunto al 20 gennaio, presso la chiesa di San Vito, dove fu celebrata la festività di San Sebastiano, e in quell'occasione appunto fu benedetto il pugnale votivo donato dalle donne fiumane a D'Annunzio. Tra l'altro ho anche un piccolo manifestino, non so se è conservato presso il museo, dove appunto questo è un piccolo manifesto è stato scritto proprio da Gabriele D'Annunzio per il 20 gennaio, appunto il giorno in cui è stata celebrata la consegna del pugnale votivo al poeta.
E appunto durante le celebrazioni dei signori di Fiume, volendo offrire un segno di riconoscenza che fosse insieme un pegno della loro fedeltà, fecero fondere un pugnale d'oro che simboleggiava l'ardito legionario. Tra l'altro la fusione appunto delle fedi nuziali rievoca quello che sarà poi l'oro alla patria nel 1936, quindi un po' il laboratorio diventa un po' una sorta di laboratorio anche in questo caso, non solo del come i colleghi prima hanno ben specificato, ma soprattutto dal punto di vista dei rituali. La benedizione di questo dono doveva affermare lo spirito religioso dei nuovi legionari osteggiati dalla propaganda filogovernativa e insieme in un certo senso cercare di consacrare l'alleanza spirituale di Fiume con la nazione italiana. Tutto doveva svolgersi secondo delle prescrizioni ben precise, tuttavia e soprattutto disposizioni che erano appunto facevano riferimento alla liturgia cattolica, ma il 20 gennaio purtroppo a Fiume si abbatté una sorta di tempesta torrenziale, una pioggia torrenziale che costrinse gli organizzatori a far officiare in chiesa anche la seconda parte della funzione, quella che più preoccupava padre Giuliani, perché sarebbe intervenuto appunto Gabriele D'Annunzio, oltre che le autorità civili. Quindi Giuliani cercò di dividere in due parti l'intera cerimonia, la prima dove appunto lui avrebbe benedetto il pugnale e la seconda dove avrebbe lasciato spazio alle autorità civili e a Gabriele D'Annunzio. La forma in cui si tenne la cerimonia di fatto scatenò numerose polemiche in Italia, soprattutto la stampa filogovernativa e la stampa anche socialcomunista, socialista soprattutto, ecco. E a destare clamore furono essenzialmente due fatti: la presenza di Giuliani alla seconda parte del cerimoniale, ma ciò non è vero, come si evince dai documenti, e lo vedremo a breve, ma il fatto forse più contestato era appunto la benedizione di un pugnale, quindi di un simbolo marziale, un simbolo di offesa, un simbolo di guerra. Ma vedremo poi che Giuliani cercherà poi di non solo di giustificarsi, perché comunque Giuliani era assolutamente obbediente alle autorità ecclesiastiche, anche se appunto aveva un sentimento avrà un sentimento poi, come vedremo, soprattutto dopo l'avvento del fascismo. Possiamo dire, insomma, fu il cappellano delle camicie nere, quindi un motivo ci sarà e lo vedremo poi in seguito. La forma appunto in cui si tenne la cerimonia scatenò numerose polemiche, fu, come ho detto prima, il fatto che fosse benedetto un pugnale all'interno di una chiesa. Il rituale fu descritto in modo minuzioso dalla Vedetta d'Italia, che il 21 gennaio ci informa che appunto di tutto l'apparato cerimoniale, come si svolse l'intera cerimonia. Questa mattina alle 11 nella chiesa accademica di San Vito, con l'intervento di tutte le autorità civili e militari, fu tenuta la preannunciata e solenne consegna a Gabriele D'Annunzio del pugnale votivo. Ai lati del comandante, che aveva preso posto su un ginocchiatoio ricoperto dalla bandiera fiumana, stavano il presidente del Consiglio nazionale, il dottor Antonio Grossi, e c'è il sindaco cavalier Riccardo Gigante. Sulle panche poste ai lati dell'altare avevano preso posto le donne del comitato promotore. Dopo un ufficio divino celebrato da padre Giuliani, l'Orfanella e il Sacro Cuore hanno intonato il Te Deum, dopodiché il celebrante ha dato la benedizione all'artistico pugnale. La cerimonia raggiunse l'apogeo della solennità quando le signore Anna Farina, Domenica Coletti e Maria Nadaia consegnarono il pugnale benedetto al comandante un'artistica pergamena contenente tutti i nomi delle oblatrici. La signora Farina, dopo la benedizione del pugnale, rivolse al comandante D'Annunzio un discorso intriso di retorica nazionalista che eviterei adesso di leggervi. Ma dopo aver pronunciato quel discorso, la signora Farina consegnò appunto il pugnale a D'Annunzio in un momento di grande solennità e il comandante dei legionari baciò prima il pugnale e poi lo pose nella cintola. Terminato il cerimoniale, il poeta passò in rivista le truppe allineate sulla piazza di San Vito, adornata di bandiere italiane e fiumane. E la vedetta italiana, nella prima pagina del 21 gennaio, ci riporta l'intero discorso pronunciato da D'Annunzio in luogo dell'articolo di fondo.
Ma il nubifragio, come ho detto prima, che si abbatté sul fiume il 20 gennaio, creò problemi notevoli nelle comunicazioni, poiché non fu possibile inviare telegrammi, fonogrammi, lettere e giornali. Non fu possibile di fatto anche fare immediata chiarezza sulla non solo sulla presenza di Giuliani, ma soprattutto sulla sua condotta durante l'intero cerimoniale. Un quotidiano cattolico, dopo aver avuto una copia della vedetta d'Italia del 21 gennaio, stampò un articolo, una grande invettiva contro Giuliani e protestò per l'episodio che lo vide protagonista. Si trattò di una reazione precipitosa, in quanto appunto le comunicazioni erano interrotte e quindi il racconto della cerimonia era un racconto assolutamente parziale. E appunto anche per il nubifragio che si era abbattuto fu impossibile usare il telegrafo per comunicare, come ho detto prima, anche se Padre Pozzi ha fornito poi un'altra motivazione, scrivendo che non si può e non si vuole raccontare le cose come stanno, perché c'è una, non solo la censura nittiana, ma anche comunque un acceso fuoco contro appunto Padre Giuliani della stampa socialista e filogovernativa. Del resto il giornale fiumano, appunto La Vedetta d'Italia, era un po' il punto di riferimento per la cronaca dannunziana. E il Foglio Cattolico in questione deplorò il discorso fatto in chiesa da una donna e soprattutto le parole troppo parodistiche che furono poi pronunciate da Gabriele D'Annunzio. Ecco, nella seconda parte dell'articolo di Padre Giuliani si scrive: «Ho visto quel frate nel momento del pericolo e lo ammirai per le sue rare, alte, elettissime doti di prete e di uomo». Si parla di un prete autentico, fin qui degno e buon prete di Cristo. Queste sono le difese appunto che prende la Vedetta d'Italia nei confronti di Padre Giuliani. Mentre invece, secondo Padre Pera, Giuliani, dopo aver fatto quello che doveva fare, cioè benedire il pugnale, lasciò che il programma si svolgesse secondo le circostanze con quella forma austera che avrebbe avuto pure fuori dal luogo sacro. Anche Pera fa riferimento all'articolo di un giornale italiano senza chiarirne la connotazione politica, che condannò il rituale come una sorta di biega esplosione di un'indomita sete di sangue. Il giuramento salcito col dono delle donne fiumane, chiamato da D'Annunzio sacramento di ferro, fu giudicato una profanazione pagana, come prima appunto accennavo. Sulla non verifica delle notizie da parte della stampa, Padre Pera appunto si esprime in questa maniera: come suole avvenire quando le notizie vengono da lontano né facilmente possono essere verificate, soprattutto quando vi sono interessi latenti e inconfessabili a far camminare in fretta le notizie così deformate, e l'articolo che metteva alla gogna dell'opinione pubblica dei cattolici il cappellano dei legionari fiumani ebbe un triste effetto. Il 31 gennaio fatto sta che Padre Giuliani lascia precipitosamente Fiume. Ora, stabilire se lo abbia fatto per le polemiche che montarono dopo appunto la benedizione del pugnale o per altri motivi rimane difficile, anche se attraverso i documenti si evince che in realtà fu richiamato effettivamente e lui da cappellano obbediente, da sacerdote obbediente alle autorità ecclesiastiche fece ritorno appunto in Piemonte. Nella precisazione, il 31 gennaio appunto Padre Giuliani parte da Fiume e un lungo e circostanziato chiarimento viene firmato da un gruppo di una quindicina di sacerdoti e cattolici fiumani. In questa precisazione viene sottolineato il fatto che Padre Giuliani, benedetto il pugnale, come detto prima, svestì i paramenti sacri e ritornò in sacrestia, quasi a voler separare la propria responsabilità da quella degli organizzatori della cerimonia. Ma la smentita più autorevole venne proprio dallo stesso Giuliani, il quale ricostruì l'accaduto in un documento riservato che fu inviato appunto a padre Pozzi. Sintetizzo, sono poi quattro i punti su cui Giuliani si basa per difendere la propria posizione. Innanzitutto dice: il pugnale d'oro, appunto per la preziosità di tale materia, non è propriamente destinato a fini bellici o ripugnanti lo spirito cristiano. Punto secondo: come la spada degli antichi cavalieri può essere ritenuto quale simbolo di difesa e di giustizia. Punto numero 3. Una cerimonia religiosa ufficiale avrebbe rintuzzato l'ateismo pratico e la massoneria
che tentano di trionfare negli ambienti del comando militare, o almeno avrebbe diminuito di molto un pericoloso scandalo pubblico e permanente di impietà. Il quarto punto dice inoltre: il mio rifiuto avrebbe certamente portato nello spirito pubblico in seno al comando militare e nel Consiglio nazionale un inasprimento verso la Santa Chiesa, mentre si sa che il Consiglio nazionale sta per offrire sospirati e inaspettati vantaggi per la cura spirituale della cittadinanza. Poi naturalmente sottolinea anche il fatto delle forti precipitazioni che si abbatterono sul fiume, che quindi costrinsero poi a far svolgere l'intero cerimoniale all'interno della chiesa di San Vito. È difficile stabilire esattamente le modalità di svolgimento della cerimonia, questo è sicuro, ma si sa con certezza appunto che dopo la benedizione padre Giuliani lasciò repentinamente fiume, richiamato dal convento torinese. Il comandante D'Annunzio, come testimonio le parole di padre Robotti, rimase così rapito dall'ardore patriottico del cappellano che scrisse a Monsignor Bartolomasi nel tentativo di farlo ricredere e quindi di riportare padre Giuliano in fiume. Questo è molto interessante a mio avviso, perché comunque D'Annunzio aveva una profonda ammirazione e nutriva un profondo rispetto nei confronti di padre Giuliani. Il padre Giuliani, scrive D'Annunzio, è stato richiamato all'improvviso perché lasci fiume il suo ufficio pietoso e animoso per rientrare nel suo convento. Il nostro amato compagno ha reso alla santa causa inestimabili servigi col suo fervore, col suo esempio, con la sua inesausta bontà, con la sua abnegazione senza limiti. La mia anima gli deve la più profonda gratitudine per i benefici che ha ricevuto nelle ore del dubbio e della tristezza. I legionari a un tratto rimangono senza guida religiosa, senza confortatore, e si trovano smarriti mentre si approssima la passione che renderà più cupa la passione della città olocausta. Oso rivolgermi alla carità eccellenza perché voglio alla sua carità eccellenza perché voglio rimandare padre Giuliani a fiume, dove egli è fiaccola d'amore e lampada di sacrificio. Credo nella vostra riconoscente alla vostra riconoscente e confidente devozione. Padre Giuliani non poté tornare a fiume, ma si deve a lui, scrive Robotti, se il fiumanesimo, che era un movimento inizialmente incomposto e rivoluzionario, per quanto sgorgato da un generoso impulso patriottico, non assunse in quel periodo un turbolento anticlericalismo, le allora tradizionali forme anticristiane. Dopo la parentesi fiumana, padre Giuliani sposò senza esitazioni la causa fascista, incarnando perfettamente l'alleanza tra crocifisso ed armi. La presa di fiume, che ebbe il suo prologo con la marcia partita da Ronchi, rappresentò da un punto di vista simbolico quell'anticipazione della marcia su Roma dei fascisti, se vogliamo. Fiume fu, usando l'espressione di Simonetta Zamponi, l'inizio, una sorta di inizio del progetto estetico totalitario del fascismo, anche se, come ripetuto più volte dai miei colleghi, non si deve cadere nell'errore di interpretare il fenomeno osservandolo esclusivamente attraverso la lente deformata del fascismo. Di fatto molti legionari avrebbero preso le distanze dal regime, sebbene la spinta iniziale del fiumanesimo avesse avuto un'origine nazionalista e patriottica. Durante l'occupazione fu sperimentata per la prima volta una liturgia della politica di massa che il fascismo seppe assorbire perfettamente, elaborando a sua volta una nuova religione politica. E D'Annunzio, a buon diritto, si può considerare un precursore della ritualità politica mussoliniana, e numerose sono le analogie tra gli aspetti cultuali fiumani e quelli fascisti. No? Pensiamo al recupero del passato come mito, i saluti, i motti, me ne frego, ardisco, non ordisco, anche la giovinezza, il mito della giovinezza e tanti altri. Tra i protagonisti del fiumanesimo, come si è visto, occupò appunto un ruolo fondamentale padre Giuliani, che è simbolo di quell'osmosi tra arditismo e nazionalismo che sfociò prima nel fiumanesimo e poi come naturale conseguenza in quel poderoso fenomeno che fu il ventennio fascista. Ho concluso, grazie. Bene, abbiamo avuto modo di seguire attraverso una vicenda singola quella che è l'implementazione appunto di una procedura liturgica che poi farà scuola in seguito e che permette l'innesto
del magistero e del prestigio della Chiesa dentro il filone del nazionalismo, che sarà poi la saldatura, che sarà l'arma vincente anche nel consenso per il fascismo.